essere veramente. Ok, aspetto. Lì! Bene, eccoti. Di qua. Terra cognita. Notevole, a mio parere. Una city post-apocalittica. Oh, Pacifica sotto steroidi. Pacifica è un cadavere in decomposizione. Dogtown è pulsante. E Terra cognita il suo cazzo di fiore all'occhiello. Ti piace proprio questo posto? Ero a Dogtown con mio padre. Lui lavorava nell'edilizia. Quando tutto è andato a puttane, ci siamo trasferiti. Sono tornato più o meno un anno fa, quando ho lasciato la banda. Il grosso edificio. La clinica di Damir è sul retro. Aspetta, c'è un'altra cosa che devo dirti. Vai, spara. La verità è che gli Animals truccavano i miei incontri. Angie, l'alfa degli Animals, decideva a quale round dovevo andare al tappeto. Ho un chip in testa che le consente di farlo. Cazzo! Perturbatore dell'orecchio interno. Premi un pulsante e cado a terra come un sacco di merda. Quindi temi che un altro bisturi possa fare casino. Vuoi che il chip venga rimosso da chi te lo ha installato? Sì. E voglio che lo faccia oggi. Volevo tirare di box. Mi hanno trasformato in una barzelletta. Se adesso vado al tappeto, nessuno mi vorrà per altri incontri. È la mia ultima possibilità. Allora vediamo di non sprecarla. Gli scav hanno parecchi uomini a guardia del posto. Hai idea di come possiamo arrivare da Damir? Non ancora, ma mi inventerò qualcosa. Ti ammazzo! Porca puttana! Oh!
indovina dove sto mirando! Ora sei nella merda! Ho finito le munizioni! Resistete! La clinica di Damir è all'ultimo piano. Aaron. Damir. Quanto tempo? Lo sai perché sono qui? Ti avevo detto di non tornare. Mai! Invece sei qui. E con una scorta. Chi cazzo è? Tranquillo. Sono qui solo per accertarmi che Aaron resti tutto intero. Ma non lo capisci? Se Angie lo scopre, finisco nella baia con un buco in fronte e delle belle scarpe di cemento. Damir, sei il miglior bisturi di questa parte di Dogtown. Angie non ti farà niente. Aiutami con il chip, ti prego. Devi farlo. Cazzo! Porca puttana! Va bene, facciamo in fretta. Siediti. Vi. Senti, assicurati che mi svegli dall'intervento. Puoi aspettare qui, per favore.
Ecco, finito. Il perturbatore è disattivato. Si risveglierà fra poco. Mi hai sentito? Tutto a posto? Niente complicazioni? Procedura complicata, ma ha funzionato. Aaron è forte come un toro. Si riprenderà in fretta. Oh, cazzo. Senti, Angie, sai come funziona? Arrivano ad armi spianate, pronti a menare le mani. Damir, ora che potremo andare fare? A fanculo. Parleremo dopo. Cos'era? Eccolo qua, il nostro piccolo Aaron. Chissà cosa sta sognando. Per una volta ha usato il cervello. Non è venuto da solo. Allora? Avremo un problema? Non lo avrete, ce l'avete già. Ma si risolverà molto presto. Ehi, calma. Parliamo. C'è tempo. Allora, lo sai chi stai proteggendo? Un pugile a cui volete rovinare la carriera. Aaron è diventato quello che è con i nostri Eddie. Combatte grazie a noi, è in debito. Ma prima ha fatto altre cose. Aaron era il nostro picchiatore. Era anche bravo. Spezzava le gambe ai debitori, incendiava case. Lui è questo. Ma una violenza del genere deve essere educata, perfezionata. Perciò abbiamo investito in impianti e addestramento. Aaron è in debito con noi. Vogliamo solo che lo saldi. Deve andare al tappeto contro Vince e basta. Allora saremo pari. No, mi dispiace. Il debito è saldato. È stata la vostra gallina dalle uova d'oro per anni. Adesso gallina basta. Dalle uova d'oro? Ci ha fatto guadagnare pochi spicci. Finalmente un incontro importante, da puntate grosse. Cosa farai? Premerai il pulsante e lo guarderai cadere. Dici il perturbatore? Mai usato. È sempre andato al tappeto da solo, quando gliel'abbiamo chiesto. A lui andava bene. Potrebbe andare bene anche a te. Lascia perdere. Faremo in modo che Aaron vada a terra e tu avrai il 10% dei ricavi. Vi meritate a vicenda. Non voglio farmi coinvolgere nelle vostre stronzate. Saggio e vantaggioso. Ci faremo vivi dopo l'incontro. Aaron non è più un tuo problema, ci pensiamo noi. Tu puoi andare. Ascolta, va veloce di torno, e senza ti al culo. Sono già nei casini. Ci manchi solo tu per legare un... Bene, bene, tesoro. Dove vorresti andare? Vattene via, per favore.
donna o bambino può sfuggire a se stesso. Sì. Kerry. Sai cosa ho qui davanti? L'annuncio del concerto delle Ascrax. Non ci posso credere, cazzo! Cosa? Pensavo le avessimo sistemate. Quel camion non ha risolto un cazzo. Hanno solo rimandato il concerto. Senti, vediamoci fuori dal club. Se una spintarella non ha funzionato, ora faremo sul serio. Che vuoi fare? Piazzare una bomba nel club? No, parlerò con loro. Ok, bene, perché pensavo che... Vieni armato! C'è una sigaretta, eh?
armato? Sei idiota! Indietro! Subito! Ti scuoio e ci faccio una borsa per mia moglie. Ora mi scateno! Like this.